ci troviamo sul lungomare di Giardini Naxos. Ma lei, da commerciante, cosa ne pensa della istituzione dell'isola pedonale? Ci vuole necessariamente l'isola, perché senza l'isola pedonale qua non si può andare avanti, non possiamo lavorare, ci sono bar, ci sono ristoranti, ci sono pizzerie, e hanno bisogno dello spazio che la gente passeggi e si possono sedere senza il fumo delle macchine durante le serate. E sarebbe anche il momento e l'ora per poter fare questa isola, benedetta isola pedonale. Comunque io sono felice e benvengono queste cose, perché il paese merita questo ed altro, perché è un bellissimo paese, dobbiamo dare il massimo. Sì, è necessaria, ma non come è strutturata in questo secondo. Lei che cosa pensa? Che il lungomare può diventare pedonale? No, con una strada sola no. Allora, io penso che è giustissimo chiudere l'isola, per fare l'isola pedonale, diciamo, chiudere la strada completamente. Gli orari quali potrebbero essere? Allora, per me, proprio personalmente, potrebbe essere da mezzogiorno fino all'indomani a mezzogiorno, cioè 24 ore su 24, proprio fare una chiusura totale. Una eventuale isola pedonale sul lungomare potrebbe essere un quid in più per la cittadina naxiota? Guarda, io capisco razionalmente o ragionevolmente che potrebbe essere un danno per gli esercizi commerciali, però bisogna stare pure dalla parte di chi su questo lungomare passeggia, e quindi penso che dovranno trovare un compromesso sia l'una e l'altra parte. Favorevole o contrario all'isola pedonale? Normalmente favorevole, naturalmente con orari consoni, per poter gestire al meglio un'area protetta per la viabilità pedonale. L'isola pedonale ci vuole, l'isola pedonale, però ci vogliono pure i parcheggi, perché sennò dove mettono le macchine? E quindi lei chiede una organizzazione generale del paese, certo, altrimenti non ha senso. Ma senza parcheggi non si va avanti, non si fa turismo. L'isola pedonale può essere vantaggiosa per una strada come questa? Certamente sì, e se fosse tutto l'anno è ancora meglio. Quindi, ma non c'è una difficoltà, per esempio, nella questione di trovare i parcheggi? Qualcuno ha sollevato anche questo problema. I parcheggi, mica se, il parcheggio lo devi trovare dentro il locale dove vai a consumare. Il parcheggio lo vai a trovare, a cercare dove ci sono. E i giardini ce ne sono parcheggi.